Luca Fezzi, buongiorno. Buongiorno, grazie per l'ospitalità, buongiorno a tutti. Benvenuto qui nel posto delle parole, Luca Fezzi. Leggo nel risvolto di copertina del libro Il corrotto professore, associato di storia romana presso l'Università degli Studi di Padova ed è autore di monografie come La falsificazione di documenti pubblici nella Roma tardo-repubblicana, Il rimpianto di Roma, Res Publica, Libertà neoromane e Benjamin Constant agli inizi del terzo millennio, poi Catilina, La guerra dentro Roma, Modelli politici di Roma antica e per la terza ha pubblicato Il tribuno Clodio e adesso sempre per la terza, Il corrotto, un'inchiesta di Marco Tullio Cicerone. Dall'immagine di copertina dedicata al quadro di Tiepolo, Giovanni Battista Tiepolo, Nettuno offre doni a Venezia, vediamo questo indice puntato, e sembra proprio ad essere l'indice puntato, ho sempre pensato che fosse l'indice puntato nelle verrine, di una delle verrine, delle tante verrine di Marco Tullio Cicerone che fanno parte di questa inchiesta, di questo libro sicuramente molto importante. Ed è un libro importante perché ci sprofonda nell'ambiente romano, ma soprattutto ci porta nell'attualità. Che ne dice Luca Fezzi della copertina di questo suo libro? Beh, mi sembra molto, questo è stato un ottimo lavoro del grafico della terza, mi sembra che sia molto molto indovinata questa cornucopia dalla quale scendono doni, scendono denari, scende vedo collane e questo indice, come dice lei, questo indice puntato. Qua abbiamo Nettuno, non abbiamo Verre, perché Verre alla fine, forse questo è un discorso che uno storico non dovrebbe mai fare, ma Verre diventa un simbolo, diventa un archetipo, almeno come ci è dato di recepire dalla lettura delle verrine ciceroniane. In due parole, ci resta il dubbio, come può emergere dalla lettura di questo libro, come emergerà dalla lettura del mio libro, ci resta un dubbio su quanto fosse colpevole questo personaggio e quanto il suo fosse un caso isolato. Verre viene rappresentato come un mostro, ci sono elementi di grandissima attualità, di mutatis mutandis naturalmente, ma voglio dire che lo possono avvicinare a fatti di cronaca giudiziaria nostrani, molto vicini o anche meno vicini naturalmente. Però la domanda di fondo è questa, cioè quanto costui questo personaggio che poi è passato alla storia appunto come il corrotto, anzi potremmo dire tecnicamente colui che si macchia di concussione, perché concussione il crimine principale di Verre, e quanto fosse un mostro isolato e quanto invece non fosse il sistema a permettere a personaggi come Verre di sbizzarrirsi nelle loro angherie nei confronti dei governati. E questo è il dubbio di fondo che secondo me anch'esso rappresenta un elemento di attualità. Un elemento di attualità che tra l'altro lei pone anche proprio all'inizio del suo libro, prendendo a spunto come spunto una lettera del secondo presidente degli Stati Uniti d'America, John Adams, se non ricordo male, a Benjamin Rush, quindi sono due padri degli Stati Uniti, no? John Adams è stato vicepresidente quando c'era George Washington, e lo stesso John Adams dice mi sembra di trovarvi in ogni pagina la storia di ogni epoca e di ogni nazione, in particolar modo la storia del nostro paese negli ultimi 40 anni, cambia solo i nomi e ogni aneddoto sarà applicabile a noi. Questo succedeva nel 1805, ma questo libro lo possiamo leggere se vogliamo obliquamente dall'agosto 70 a.C. all'agosto 2016, sostanzialmente l'atmosfera si cambia, ma i termini della questione rimangono un po' uguali. Sì, i termini della questione rimangono uguali e soprattutto
resta, perché la lettera a cui lei fa riferimento, la lettera, questa interessantissima, importante lettera di Adams, che ci mostra quanto lo studio dell'antico fosse attuale all'epoca, più di quanto non lo sia ora, naturalmente, quanto fosse attuale all'epoca di Adams, facesse riflettere sulla contemporaneità. Questi personaggi avevano una grande conoscenza dei classici, in questo caso si parla appunto dell'opera di Cicerone, soprattutto delle orazioni e delle lettere, e trovavano in esse tanti spunti di riflessione anche per la loro attualità. Marco Tullio Cicerone, grande accusatore nel lontano 70 a.C., con la sua requisitoria, con testimonianze, prove, fino a quanto possono essere veritiere queste prove, lo lasciamo ai nostri ascoltatori, prossimi lettori, tutte rivolte contro Gaio Verri, l'imputato ex governatore della Sicilia. Sembra proprio di parlare di oggi, con questi addebiti, appropriazione indebita, manipolazione di appalti, corruzione elettorale, concussione, peculato e tante altre cose che sono accumulate nei confronti di Gaio Verri. Ecco, e qui c'è un processo e ci sono le ormai famosissime invettive contro Gaio Verri, le verrine poi chiamate così da parte di Marco Tullio Cicerone, che noi vediamo in questo libro, Il Corrotto, sotto una visione diversa rispetto a quanto noi un po' scolasticamente abbiamo appreso rispetto a Cicerone, Luca Fezzi. Beh, praticamente ciò che emerge, ciò che è emerso dal mio studio, ecco, di questo tema, è in fondo l'aleatorietà di certe accuse. Vale a dire, noi tendiamo scolasticamente a seguire molto da vicino quella che è la versione ciceroniana, naturalmente. Ma quello che emerge, drammaticamente emerge da un certo punto di vista, il discorso che facevo prima sull'attualità, anche l'attualità di quest'opera, è anche il fatto che una critica un po' più attenta, diciamo, al testo, porterebbe a credere, almeno sto parlando di me, porterebbe a credere che certe accuse potessero essere lanciate anche in maniera così disinvolta, proprio perché si trattava di fatti comuni, quindi, diciamo, rispetto a una lettura di tipo scolastico emerge innanzitutto una ricostruzione storica che in genere viene un po' viene tratteggiata in maniera meno particolareggiata in una lettura scolastica di Cicerone, proprio perché Cicerone tende a confondere le idee. Cicerone chiaramente è un avvocato, è un accusatore, ecco, in questo caso fa le veci di pubblico ministero e, diciamo, punta a confondere, ecco, i giudici, lanciando, ecco, sull'imputato tutta una serie di accuse concatenate in maniera perfetta, e che però vanno un attimo anche a confondere la realtà dei fatti, tempi, luoghi, motivazioni. E io naturalmente ho dovuto decostruire il tutto, ma quello che emerge alla fine, l'impressione che emerge alla fine, è che Cicerone si sia potuto permettere anche di metterci il suo, ecco, a volte anche in maniera evidente, proprio perché si trattava di accuse assolutamente credibili. Nessuno né allora né oggi lancerebbe contro un imputato accuse
anche false, ma incredibili. No, le accuse, anche se sono false, devono essere credibili. È questo che ci fa pensare, no? Ci fa pensare, però, cioè, apre tutto un argomento sul modo di tenere i processi, sul sì. modo di come sì. la giustizia possa essere giusta, e scopriamo che anche allora c'erano, uso una parola non corretta, ma per farmi capire, c'era una manipolazione, c'era una sorta quasi di invenzione a favore di qualcuno, a sfavore ovviamente di qualcun altro. Ecco, il lavoro di inchiesta deve rendere possibile quello che è vero, al di là dell'eloquenza, seppur grande, di Cicerone. Beh sì, naturalmente, c'è da dire che nel 70 a.C., da un punto di vista proprio tecnico, processuale, era molto più semplice, cioè era molto più comune puntare sugli aspetti emotivi. Questo perché? Perché non c'era una magistratura come inteso come appunto gruppo, come potere, come gruppo indipendente dal mondo politico, cioè questi giudici che ascoltavano le orazioni di Cicerone erano dei senatori, quindi erano degli ex magistrati, prima di tutto, quindi erano degli uomini politici, che erano, quindi facevano parte di una casta, potremmo dire, della quale faceva parte anche l'imputato. Ecco, questo prima di tutto. Poi teniamo conto che questi processi che celebrati nel foro, avevano oltre come uditorio, oltre ai giudici, il popolo romano. Noi possediamo tutta una serie di riferimenti presenti nelle verrine sugli stati d'animo della folla, quando a un certo punto, quando emerge, sempre secondo l'accusa ciceroniana, che l'imputato si sarebbe macchiato dell'omicidio di un romano, il pretore, quindi il presidente della giuria che sta giudicando l'imputato, deve sospendere il processo perché la folla dà l'impressione di voler entrare, ecco, nell'area, in questo tribunale all'aperto, cioè entrare nell'area e con il rischio di linciaggio anche per l'imputato. Ulteriore elemento che ci deve fare riflettere è il fatto che c'era un'idea di obbligatorietà del procedimento penale per alcuni reati, quindi diciamo il sistema era accusatorio. Per processare un personaggio non c'è quindi una iniziativa autonoma della magistratura, ma c'è l'iniziativa autonoma del privato Marco Tullio Cicerone, che è un senatore, ma comunque agisce da privato, quindi è un accusatore, quindi il sistema è accusatorio, quindi anche a maggior ragione, essendoci un sistema accusatorio, Cicerone si mette in gioco molto di più, lui praticamente decide a un certo punto di portare avanti l'accusa spendendo proprio la sua
la sua credibilità, ecco, quindi spendendosi in prima persona, e quindi anche per questo l'accusa è forte. L'accusa è forte, ha speso veramente tempo, e non solo Marco Tullio Cicerone, soprattutto se pensiamo quando decide di partire da Roma e compiere 600 chilometri verso la Sicilia, dove è stato circa 2 mesi, e quindi con le strade di quel tempo che non erano sicuramente strade comode, ma anche per raccogliere sempre più testimonianze accusatorie nei confronti di Gaio Verri. Quindi era un processo molto molto importante, un processo vitale per Marco Tullio Cicerone, e sembra proprio che voglia prendere la palla al balzo per questo processo che si potrebbe definire il processo più importante a cui Marco Tullio Cicerone possa aver fatto riferimento. Sì, beh sì, è stato il processo che in fondo ha rilanciato la sua stessa carriera politica. Cicerone, dopo la vittoria in questo processo, può ambire alle magistrature più alte. Lui aveva già iniziato una carriera politica, ma è chiaro che questo processo lo spinge ulteriormente. Cicerone, che è homo novus, quindi non ha antenati che avessero rivestito cariche politiche, magistrature, lo spinge verso le vette più alte del cursus honorum, quindi chiaramente per lui è una grande occasione. C'è anche da dire a questo punto che molto probabilmente se Verri non fosse stato colpevole, Cicerone non avrebbe accettato di portare avanti l'accusa, cioè Cicerone sapeva bene quello che stava facendo, quindi aveva di fronte un uomo sicuramente colpevole, colpevole anche di delitti molto molto che facevano molto impressione ai romani, per l'uccisione di un cittadino romano ad esempio, e allo stesso tempo aveva un uomo che sembrava, nel 70 c'è il consolato di congiunto di Pompeo e Crasso, un uomo che sembrava essere stato isolato politicamente. Tra l'altro abbiamo detto all'inizio, è un uomo debole, tra l'altro abbiamo detto all'inizio che questa vicenda può ricalcare una vicenda contemporanea, tranne una cosa che può far sorridere ma mica tanto. Me ne sono reso conto leggendo per esempio la cronologia del processo, dove in maniera molto semplice e sistematica ci sono tutti i passaggi. La cronologia del processo nel 70 a.C. inizia a gennaio e praticamente finisce a settembre-ottobre, la differenza rispetto ad allora è che i processi adesso durano molto, ma molto di più. Questo è assolutamente importante, quello che lei ha sottolineato, assolutamente importante, perché innanzitutto pensiamo a una cosa, il Cicerone, lei ha parlato del viaggio di Cicerone in Sicilia, questo viaggio è una sorta di un viaggio avventuroso, potremmo dire, per molti aspetti, un viaggio rapidissimo. Lui ha 110 giorni di tempo per raccogliere le prove, si può immaginare, 110 giorni di tempo per raccogliere le prove. Naturalmente molte le aveva già acquisite a Roma, ma poi lui è ossessionato dall'idea che il processo possa addirittura slittare all'anno successivo. Cosa sarebbe successo se il processo fosse slittato all'anno successivo? Sarebbe cambiata la giuria e sarebbe cambiato il presidente della giuria, ed era già stato individuato come nuovo presidente della giuria, potenziale nuovo presidente della giuria, un alleato politico di Verri. Quindi il suo problema è proprio che il processo avrebbe potuto slittare di qualche mese, quindi oggigiorno sembra incredibile, ecco, un'affermazione di questo tipo, però allo stesso tempo dobbiamo immaginare una situazione diversa, cioè noi abbiamo nella giuria
degli uomini politici, quindi personaggi che non sono necessariamente degli esperti di diritto, non sono necessariamente dei giudici a tempo pieno. Il processo è basato soprattutto sull'oralità, quindi sulla rappresentazione, è una grande rappresentazione, ha qualcosa di teatrale il processo romano, una grande rappresentazione basata appunto anche sull'interrogatorio, sulla entrata in scena di testimoni di vario tipo, quindi l'impressione che viene fatta sui giudici, anche la prima impressione è fondamentale all'epoca. Quindi è necessario che i giudici siano coinvolti in questa rappresentazione, che deve avere il minor numero possibile di interruzioni per poterli prendere appunto, perché loro possano seguirla interamente, e da qui anche la strategia invece della difesa, che era quella di cercare continuamente di interrompere il processo per diluire certe impressioni negative che Cicerone era riuscito a trasmettere ai giudici. Il corrotto, un'inchiesta di Marco Tullio Cicerone, la terza edizione, l'autore Luca Fezzi, autore che noi ringraziamo per il tempo che ci ha dedicato per averci fatto attraversare questo processo nell'agosto 70 avanti Cristo, oggi agosto 2016. Grazie ancora Luca Fezzi. Grazie a lei, grazie. Buongiorno. A lei.